Ciao, vediamo un crash course con AlgoDo. Andiamo, clicchiamo sul pulsante punto di domanda, clicchiamo su crash course e incominciamo a vedere come funziona. Allora, la prima cosa che ci dice di fare è di creare una nuova scena, un nuovo file, diciamo, clicchiamo sul e scegliamo per esempio default. Spostiamo questa finestra. Clicchiamo sul tasto sinistro del mouse, lo teniamo premuto e spostiamo la finestra. Vediamo un po', ci dice di creare un cerchio. Clicchiamo su Circle Tool, clicchiamo sul tasto sinistro del mouse, teniamo premuto, spostiamo il puntatore del mouse e vediamo che si forma un cerchio con un raggio di 0,5 metri, per esempio. A questo punto ci dice che premendo, cliccando sullo start, sul play, dovrebbe succedere qualcosa. Vediamo cosa succede. Wow, bellissimo! Il cerchio è caduto per effetto della gravità e per cui probabilmente questo verde è la terra e il blu è il cielo. Adesso ci dice che con questo undo, freccina, torna indietro. Benissimo. Possiamo creare una copia di questo cerchio. Tasto destro del mouse, clicchiamo. Clicchiamo su clone. E ne troviamo due, bellissimo. Adesso ci dice di creare un box, per cui clicchiamo su questo quadrato, Box Tool, e facciamo un po' cosa ci dice lui. Perfetto, adesso ci dice di spostare i due cerchi con questo simbolo, Move Tool. Clicchiamo sul cerchio, teniamo premuto. E lo spostiamo. Clicchiamo sul cerchio, teniamo premuto, spostiamo il puntatore del mouse. Eccoci qua, abbiamo fatto questa figura. Adesso ci dice di usare degli Axle Tool, degli assi. Andiamo un po'. Puntiamo, clicchiamo e abbiamo creato un asse. Clicchiamo e il secondo asse. Bene. Cosa ci dice? Di provare a vedere la simulazione. Simuliamo cosa succede. Beh, ci aspettiamo che cada e poi vediamo cosa succede. Insomma, wow, bellissimo! Cade e si sposta. Si sposta assieme perché questi sono degli assi come quelli delle macchine, per cui due ruote di macchina. Adesso ci dice di applicare una forza con questo ditone, Drag Tool. Ci dice che la forza è 1 per 10 alla 7. E la forza massima in Newton è infinita, per cui è veramente potente. Proviamo. Clicchiamo, teniamo premuto, spostiamo il mouse e rilasciamo. Abbiamo applicato una forza a questa macchinina, a questo semplice oggetto. Non si ferma più, eh? Fermiamo. Perfetto. Possiamo vedere con un zoom, con la rotellina, o se no, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e spostando il mouse. Possiamo andare avanti. Questo invece ci fa spostare la vista, per cui teniamo premuto e spostiamo. Questo invece mette in pausa la simulazione. A questo punto ingrandiamo, spostiamo, mettiamo in centro e ci consiglia di cambiare le proprietà dell'axles, degli assi e farle trasformare in un motore. Vediamo. Creiamo. Clicchiamo sul pulsante destro del mouse, appare una scelta, axles e clicchiamo su motore, viene la spunta del motore, chiudiamo, proviamo a vedere cosa succede con la simulazione. Wow, il motore si sta spostando, il motore sposta la macchina senza che noi dobbiamo farci applicare nessuna forza. Ah, con questo invece si sposta qui, ecco, stavo creando già il danno, ora spostiamo questa qui in centro, ci dice di creare un nuovo oggetto con un poligono, vediamo un po'.
Bene. Adesso ci dice che se clicco col tasto destro e clicco su Liquify, diventa acqua. Adesso proviamo a vedere la simulazione, cosa succede, vediamo. Wow, bellissima! L'acqua che si scompone in tante piccole gocce e sposta. E non sposta la macchina, ma la macchina c'ha il motore. Adesso possiamo salvare la scena, per cui fermiamo, salviamo il nostro lavoro, possiamo chiamarla Crash Course e il nome, possiamo l.sciamanna e via una descrizione, questa è la nostra prima esperienza con AlgoDo e siamo a posto alla directory e AlgoDo since va bene, save, perfetto. Il file è stato salvato, adesso ci dice che possiamo riprendere il file, ricaricarlo da My Scenes e va bene. E questo qua, Crash Course, è stato ricaricato, bellissimo. Possiamo tornare indietro con gli eventi, con l'undo. E ci dice che siamo stati bravi, abbiamo finito tutto. È bellissimo, questo programma è veramente interessante. Mi sono divertito con mia figlia a fargli scoppiare le bolle d'acqua e spero che anche per voi sia simpatico e interessante. Vedremo nelle prossime tutorial come sfruttare al meglio questo software e la sua potenza. Ciao a tutti e grazie.